Ecco qua, abbiamo diviso il nostro schermo e vedete appunto Gabriella Bosco, Gabriele Castinelli e Piero Spinazzieri. Che dire, è sempre un onore, un piacere inaugurare, tra Grazie per virgolette. ospitarmi. Sarà una puntata fantastica. C'è Piero e la Gabriella, quindi sicuramente sarà una puntata eccezionale. È solo un po' diverso di 40 anni fa. E come diceva la Babi, se la memoria non inganna, ma che visto che siamo più vicini all'Alzheimer ormai, può essere che qualcosa sfugga. Assolutamente, grazie allora di essere qua. Io inizierei subito da questa bellissima foto che ho dietro di me. Che dici, Gabriele? Sì, Vogliamo. sì. Perché siccome come abbiamo pubblicato questa foto che mi hai mandato tu, dal tuo grande repertorio, abbiamo visto sul web che ha suscitato abbastanza interesse, no? Dove stanno? Chi sono? Innanzitutto chi sono e dove stanno? Facciamo rispondere chi, Gabriele? Facciamo rispondere Piero. Direttamente Piero. Allora, Sì. Piero, dici un Questa po', dove stavate e foto, che state scusa. facendo più che altro? Cosa state facendo? Stavamo andando a pesca, più che altro. No, allora, questa è una gara un po' anomala, è stata, era l'Horse Raid in Sardegna nell'89 e era una gara di 3 giorni, di 4 giorni a tappe, modello rally delle macchine, dove avevamo un roadbook, una tappa di trasferimento, poi le prove speciali dovevamo trovare. Sì, il percorso. Sono stati 4 giorni fantastici perché giravamo tra l'altipiano della Giara e quant'altro. In quella foto eravamo dentro lo stagno di Marceddì, dove gli organizzatori avevano avvisato i pescatori di non mettere reti quella notte, quel giorno. Invece l'hanno fatto. E per cui noi siamo io e Romano. Romano Macri. Noi Romano Macri, esatto. E siamo entrati nello stagno perché era quello il percorso che dovevamo attraversare e siamo rimasti impigliati dentro le reti. Per fortuna, a quei tempi c'era la bella abitudine di girare con attrezzi vari dal coltellino che io avevo e quindi ho passato il coltello romano e io tenevo i cavalli, per cui lui ha tranciato le reti e ne siamo usciti indenni. È stata veramente una bella avventura. Gabriella, tu c'eri? No, io ero a casa a badare all'azienda, ai figli e a tutto il resto dietro, però la vivevo, diciamo, quasi non in contemporanea perché i telefonini non c'erano ancora. E io da qualche parte ho ancora quel bellissimo gilet, un gilet giallo. E lo conservo tra i miei ricordi, chiaramente, come si fa. Perché Certo. così, ma e da qualche parte dovrei ancora avere il roadbook, Addirittura, addirittura. anche quello nell'album dei ricordi, ma era una cosa veramente bella, perché, come ha detto giustamente Piero, c'erano delle indicazioni, tu dovevi raggiungere dei punti. Ma poi la strada te la sceglievi da te.